I vigili del fuoco dell'Aquila sono da più di 6 anni senza caserma, in totale abbandono, con la ricostruzione di quella nuova, che è una chimera, e confinati a lavorare in una topaia. È l'amaro sfogo del CONAPO, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, il più significativo in provincia dell'Aquila, rappresentato da Elio D'Annibale. Problemi a non finire, con le retribuzioni tagliate per le ore di straordinario che il personale svolge nei casi in cui viene comandato a recarsi in servizio in altre sedi della provincia, anche a 150 chilometri, come ad oggi risultano scippate, dice, le retribuzioni spettanti al personale per i servizi di vigilanza nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, fermi al palo da gennaio. Un quadro a tinte fosche, in cui si dimenano i vigili dell'Aquila, per non parlare, afferma D'Annibale, dell'emergenza maltempo. Il comando provinciale dell'Aquila dei vigili del fuoco, come altri, da 10 giorni impegnato nell'alluvione che ha colpito Benevento, con uomini e mezzi. In questa occasione, spiega, si è messa in luce ancora una volta l'incapacità gestionale e organizzativa di cui il Corpo Nazionale, ridotto a brandelli, soffre. Il sindacato autonomo dei vigili parla di caos generale che si ripercuote sul personale in servizio e sui servizi stessi resi alla popolazione. Il Dipartimento, secondo il CONAPO, naviga a vista e non è più in grado di gestire neanche scenari emergenziali che in altre epoche rappresentavano l'ordinarietà. Tralasciando per decenza, dice, ciò che è accaduto in Marsica e parlando di Benevento, il personale viene inviato con cadenza casuale. Per organizzare il cambio ai vigili del fuoco si provvede a reperire il personale telefonando di giorno di riposo o nel giorno precedente alla partenza, eppure sulla carta afferma queste procedure dovrebbero essere codificate da sempre.